È il secondo piatto più amato nel menù della domenica. Prepariamo insieme il pollo arrosto aromatizzato. In un cutter mettiamo uno spicchio di aglio, della salvia fresca e abbondante rosmarino. Aggiungiamo una presa di sale grosso e del pepe. Frulliamo per qualche istante fino ad ottenere un trito omogeneo. Grattugiamo la scorza di un limone e uniamo abbondante olio extravergine di oliva per preparare il condimento del pollo. Per condire bene il pollo al suo interno, utilizza un pennello in silicone. Con questo sarà più facile arrivare fino nelle parti più irraggiungibili per condire perfettamente il pollo. Inseriamo all'interno uno o due rametti di rosmarino e due spicchi di limone. A questo punto, per evitare che il pollo si possa aprire durante la cottura, utilizziamo il classico spago da cucina. Leghiamo bene il pollo. Ora, se ci siamo dimenticati di farcire l'interno con la pancetta affumicata, come è successo a me, lo facciamo in questo momento. Inseriamo l'accessorio spiedo in dotazione con il forno Hauswirth K5 Pro. Serriamo le viti e verifichiamo che il pollo sia ben fermo sullo spiedo. Inseriamo lo spiedo nel forno prima dal lato destro, poi in quello sinistro. Impostiamo la cottura utilizzando il pannello da 8 pollici con le sue 20 impostazioni. Selezioniamo pollo e avviamo la cottura a 200 gradi per 50 minuti. Dopo qualche minuto procediamo a spennellare il pollo con la marinatura avanzata, in questo modo. Al termine della cottura, utilizziamo la comoda pinza in dotazione fra i molti accessori del forno Hauswirth K5 Pro per estrarlo comodamente senza scottarci. Ed ecco pronto il nostro pollo aromatizzato allo spiedo. Non vi viene voglia di prepararlo?